Grazie Presidente. Gli interventi che mi hanno preceduto mi consentono di concentrare l'attenzione su alcuni aspetti inerenti alla gestione sanitaria della pandemia che il suo governo ha affrontato. Era circa un anno addietro, alla fine di gennaio del 2020, quando lei si presentò davanti alle telecamere per spiegare agli italiani che la nostra nazione era prontissima, usò questa parola, per fronteggiare la pandemia. Quel che però lei si era dimenticato di dire e che un componente della task force del ministro Speranza del suo governo, il dottor Giuseppe Ippolito, aveva avvertito che per fronteggiare la pandemia era necessario utilizzare il piano pandemico aggiornato dalle linee guida dell'OMS. C'era un problema però, Presidente, che quel piano pandemico non era aggiornato e risaliva al 2006, perché coloro che avrebbero dovuto aggiornarlo si erano dimenticati di farlo. Il piano pandemico, Presidente del Consiglio, non è uno strumento di poco conto, ma è uno strumento che esperti ben più illustri di chi le parla hanno affermato avrebbe consentito di salvare migliaia e migliaia di vite e di mitigare l'impatto che la pandemia ha avuto sulla nostra economia. Ma appunto qualcuno si era dimenticato di aggiornarlo. Ed è il motivo, Presidente, per il quale io farò nomi e cognomi, perché Fratelli d'Italia è stanca di una politica in cui nessuno si assume la responsabilità, perché alla fine qualcuno crede che la responsabilità, il costo della responsabilità, possa sempre ricadere sugli italiani. Fratelli d'Italia invece vuole una politica in cui si sa chi è responsabile di cosa, perché è necessario che chi è preposto ad affrontare e risolvere i problemi affronti e risolva i problemi, altrimenti deve andare a casa. E allora le farò i nomi di tutti i ministri della salute che dal 2013 in poi hanno dimenticato di aggiornare il piano, vale a dire da quando l'Unione Europea, con la decisione 1082, aveva deliberato che ogni 3 anni il piano dovesse essere aggiornato, e quindi i nomi dei ministri, da Beatrice Lorenzin a Roberto Speranza. Ma le farò anche i nomi di Giuseppe Ruocco e di Ranieri Guerra, direttori generali del Ministero, che invece pure hanno dimenticato di aggiornare il piano, ma che non ci spiegano i motivi per cui se lo sono scordato. Ma faremo anche un altro nome, Presidente del Consiglio. Faremo il suo. Perché lei non aveva il diritto di mandare a casa quelle persone. Lei aveva il dovere di mandare a casa quelle persone, perché nella nostra cultura chi sbaglia paga. E invece oggi quelle persone ancora siedono nei ruoli di vertice, pensando magari di far parte della soluzione, quando secondo noi fanno parte del problema. Ma c'è un altro motivo, Presidente, per il quale ci permettiamo di fare il suo nome. Perché la trasparenza per il suo governo costituisce davvero un grosso problema. Vede, Fratelli d'Italia non si è mai sottratta da qualsiasi richiesta di confronto. Abbiamo però sempre chiesto di vedere i dati e i documenti, perché noi siamo fatti così. Prima di poter proporre e agire, vogliamo studiare e approfondire. E lei non solo non ci ha dato quei documenti, ma addirittura si è costituito in giudizio il suo governo per impedire che Fratelli d'Italia ottenesse quei documenti quando si è rivolto a un giudice per averli. E questo è grave non tanto nei confronti di Fratelli d'Italia, quanto nei confronti degli italiani, violando quel principio di leale collaborazione di cui parlava prima, ma anche violando la regolamentazione sanitaria internazionale, che invece afferma che il primo partner per la gestione di una pandemia è proprio la popolazione, che deve essere posta nelle condizioni di essere coinvolta e informata. E invece voi non solo non li avete coinvolti e informati, a illustrare gli scenari di un piano, voi avete segretato quello scenario perché era troppo drammatico per essere diffuso. E questo ha determinato che le comunità locali, la prima frontiera di risposta alla pandemia, si sono trovate a dover realizzare iniziative come Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma, Milano non si ferma, che hanno realizzato e funto da deflagratore ed amplificatore della pandemia. E di questo purtroppo riteniamo responsabile questo governo. E allora, Presidente Conte, chiudendo idealmente dove avevo iniziato, alla sua richiesta di fiducia le rivolgo una domanda. Lei si fiderebbe di chi chiede collaborazione ma nasconde i documenti? Lei si fiderebbe di chi chiede collaborazione ma ci costringe ad andare davanti a un giudice per ottenere quei documenti? Lei si fiderebbe di chi non si fida del popolo italiano? Fratelli d'Italia non si fida e voterà contro la fiducia a questo governo. Deputato Rixi, prego.